Venerdì 9 ottobre 2015. Io sono Bella Shakmirze e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e vi invito a vedere le notizie di oggi. Dopo l'annuncio dell'imminente chiusura del cinema Apollo, si è diffusa ora la notizia che anche una parte del cinema Odeon starebbe per essere venduta alla Rinascente, per una cifra di 80 milioni di euro. Il prossimo anno l'intero edificio dovrebbe essere chiuso per i lavori di ristrutturazione degli spazi, che dovrebbero poi riaprire nel 2017. Le sale che dovrebbero essere acquistate dalla Rinascente sono quelle ai piani superiori, che verranno collegate al centro commerciale. Ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, la polizia ha fermato in via Marghera un'auto rubata, con a bordo un evaso dal carcere, condannato a 8 anni per diverse rapine. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo ha tentato la fuga cercando di investire un poliziotto, che ha aperto il fuoco senza ferire nessuno. L'inseguimento è continuato fino in via Pinerolo, dove il fuggitivo si è scontrato con un'altra automobile, in cui il conducente è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Carlo. Michelangelo Pistoletto, l'artista autore della Mela Reintegrata, che è stata esposta in Piazza del Duomo e poi al Parco Sempione, aveva chiesto che la sua opera fosse posta in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. Il comune aveva deciso di approvare la scelta, ma il consiglio di zona 2 ha espresso parere negativo. Ad essere contestata non è tanto la bellezza dell'opera, ma piuttosto la posizione scelta, dal momento che ostruirebbe la visuale della centrale a causa delle dimensioni. Il 17 ottobre è la giornata mondiale contro la povertà e per dare risalto all'iniziativa il Comune di Milano ha deciso di dedicare al tema un'intera settimana con un programma ricco di eventi, convegni, mostre e concerti. Ad aprire la settimana, sabato 10 ottobre alle ore 10, nella Sala Alessi di Palazzo Marino sarà un convegno Poveri Noi, un'occasione di confronto su alcuni temi più importanti per le politiche di contrasto alla povertà, a cui prenderà parte anche l'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Maiorino. Per oggi è tutto, io vi auguro un buon weekend e ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Good Morning Milano.